a tutto schermo. Ci scusiamo, ma iniziamo fra un 6 minuti. Scusate, è stato avviato per errore il webinar. Buongiorno, benvenuti a tutti, grazie per esservi collegati anche quest'oggi con Alessia Priore di Aviareps che ci presenterà Mammoth Lakes e alla quale do il benvenuto e passo la parola. Ciao Alessia. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per esservi connessi. Oggi appunto andrò a parlarvi di Mammoth Lakes, quindi il webinar sarà appunto improntato sulle attività invernali e su quello che la destinazione ha da offrire con gli aggiornamenti sul Covid e le nuove novità. Sicuramente Mammoth Lakes sarà una destinazione comunque molto popolare, adesso hanno riaperto anche gli Stati Uniti, quindi c'è voglia di ripartire, voglia di trascorrere vacanze sicure, fare esperienze sicure e sicuramente Mammoth Lakes è una destinazione sicura. E sicuramente poi sarà molto anche popolare perché è famosa per le nevicate da record, quindi perfetta per appassionati di sci e di montagna. Allora mi presento, molti non mi conosceranno, io sono Alessia Priori, Marketing Executive presso Aviareps, quindi un'azienda di rappresentanza turistica, e in questo caso noi abbiamo come cliente Mammoth Lakes. Allora, qua troviamo l'indice, quindi questi saranno i focus del webinar di oggi. Quindi andrò a illustrarvi dove si trova la destinazione, come ci si arriva, come ci si sposta e ci si orienta una volta arrivati, le varie tipologie di soggiorno, le attività che la destinazione offre e gli aggiornamenti sulla situazione sanitaria. Allora, Mammoth Lakes è una piccola cittadina che si trova tra le montagne della California e in particolar modo nella parte della Sierra Nevada che si trova a est, quindi nella parte orientale. Come potete vedere dalla cartina, Mammoth Lakes si trova in una posizione strategica in quanto dista poche ore comunque da Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, ma soprattutto dista solo 3 ore dal Parco Nazionale della Death Valley e 2 ore solamente dal monte Whitney, che appunto è la vetta più alta degli Stati Uniti congiunti. Come ci si arriva a Mammoth Lakes? Allora, io vi consiglio sicuramente il modo migliore per arrivare via aerea, soprattutto perché dal 24 novembre è iniziato il servizio aereo di Advance Airlines, quindi con voli diretti da Burbank, Hawthorne e Carlsbad, quindi si arriva direttamente a Mammoth Yosemite Airport, che dista solamente 12 minuti dalla città. Oppure dal 19 dicembre entrerà in vigore il servizio offerto da United Airlines, quindi ci saranno voli diretti da Los Angeles, San Francisco, Denver, che arriveranno direttamente all'aeroporto regionale della Sierra Orientale, quindi a Bishop. Questo aeroporto dista 45 minuti da Mammoth Lakes. Comunque per entrambi gli aeroporti è disponibile un servizio di navetta. Quindi, che è sempre consigliato comunque prenotare in anticipo, in quanto una volta arrivati sul posto in aeroporto il servizio Walk Up non sempre è disponibile, soprattutto nella stagione alta. Le navette comunque ci sono anche per gruppi, quindi che arrivano fino a 5, 11, 25 persone. E se invece il servizio di navetta non è tra le opzioni, agli aeroporti c'è anche appunto un servizio c'è appunto un ufficio di noleggio di auto. Anche queste vanno prenotate con largo anticipo, sempre per la questione che non sempre, una volta arrivati in aeroporto, sia possibile, appunto avere l'auto disponibile.
Un altro modo per raggiungere Mammoth Lakes, che sicuramente io consiglio vivamente, è quello attraverso appunto l'affitto, il noleggio di un'auto o di un camper, soprattutto per la bellezza dei panorami. Quindi non so, magari si potrebbe arrivare all'aeroporto di Los Angeles, San Francisco, Denver o comunque. Essendo Mammoth Lakes, come dicevo prima, in una posizione strategica perché è facilmente raggiungibile da qualsiasi punto della California o del Nevada, si affitta appunto, si noleggia un'auto e si fa un viaggio a tappe, tra cui si potrebbe considerare quella di fare una tappa Mammoth Lakes. Sicuramente il viaggio in macchina è già parte quella del viaggio. Quindi se si vede, non so, se si viene, non so, dal sud della California, si passano per i bellissimi panorami del Monte Whitney e della Death Valley. Se invece si arriva dal nord della California, si passa magari, non so, per la città fantasma di Bodie oppure anche al lago di Mono Lake. Come muoversi? Allora, una volta arrivati a Mammoth Lakes, ci sono tre opzioni che si possono prendere in considerazione. Sicuramente la linea Eastern Sierra Transit Authority, quindi l'ESTA, che offre delle corse sia per il periodo estivo sia che per il periodo invernale. E permette di raggiungere tutti i punti panoramici, le attrazioni popolari di Mammoth Lakes ed è gratuita. Poi c'è la linea regionale Yosemite Area Regional, scusate. Ho toccato qualcosa. Allora, c'è la linea regionale, quella che collega direttamente a Yosemite, che però è attiva solamente alla stagione estiva, in quanto è legata all'apertura o comunque chiusura del Tioga Pass. Oltre a questi servizi, comunque è disponibile anche un servizio shuttle, quindi che gli hotel mettono a disposizione, quindi sono gratuiti, oppure si può prendere un taxi o un Uber. Ecco, questi sono i metodi di trasporto che si possono prendere a Mammoth Lakes, anche perché comunque attraverso anche gli autobus si può arrivare alle varie piste da sci e quindi le attrazioni più popolari. Soggiornare a Mammoth Lakes. Sicuramente la scelta del soggiorno è molto importante. Io suggerisco almeno di passare 2 notti all'interno della zona, perché così si provano tante attività, tanti sport e si possono fare anche tante passeggiate. Mammoth Lakes offre più di 4.600 strutture ricettive con ampie possibilità di scelta e qui l'offerta barriera è bassissima. Quindi si passa, non so, dai B&B a gestione familiare, a resort di lusso, anche a chalet. Ci sono anche appunto zone per tende, quindi davvero offre alloggi per qualsiasi tipo di turista, di viaggiatore e qualsiasi tipo di esperienza si voglia fare. Personalmente vi consiglio 3 scelte di pernottamento, ecco, non sono stata lì a elencarle tutte, ne ho scelte tre. Il primo è quello del Village Lodge che offre lusso e comodità a ottimi prezzi e si trova in centro. Oppure il Westin Monarch Resort che si trova un po' più spostato dal centro, ma anche lui offre relax, lusso e comodità. Oppure nella zona del Lago George vi consiglio il Wood Lodge, che mette a disposizione queste bellissime cabin un po' all'americana con cucine attrezzate, camini e sicuramente panorami mozzafiato. Quindi le attività invernali a Mammoth Lakes sono davvero tantissime, si passa dall'arrampicata su ghiaccio alla bicicletta sulla neve. Sicuramente la più divertente, soprattutto per i più piccoli, può essere, non so, il pattinaggio sul ghiaccio, quindi che può essere intrattenimento, non so, per la famiglia con gli amici. Quindi qui c'è la possibilità di andare alla famosa pista di pattinaggio all'aperto di Mammoth, che è aperta da fine novembre a febbraio, con splendide viste sulla White Mountains e sulla Shervin Range. Quindi davvero è bellissima.
Oppure, per chi invece vuole fare snow tubing, quindi si va al Wollins Tube Park and Snow Play, e quindi qua ci sono appunto colline dove si può sfrecciare giù con lo slittino. Oppure si può andare anche a queste aree pubbliche apposta per fare giochi sulla neve. Sci e snowboard, quindi sicuramente una parte molto importante di Mammoth Lakes sono lo sci di fondo, diciamo. Quindi si parte sempre dal Tamarack Cross Country Ski Center, quindi che è caratterizzato da 30 km di piste intorno al bacino di laghi di Mammoth, quindi offre lezioni di sci e noleggio soprattutto di sci e scarponi. Per raggiungere questo centro di sci di fondo si può attraverso navetta o anche in macchina. Durante appunto tutta la stagione il Tamarack Cross Country Ski Center ospita gare e tantissimi eventi, tra cui anche tour alla luna piena. Ci sono tante piste a Mammoth Lakes. Quindi c'è quella di Minaret Vista, che è un percorso che inizia appunto da Mammoth Mountain Main Lodge, è un sentiero molto ampio e pianeggiante, ci si arriva benissimo in autobus, quindi attraverso una linea gratuita. Un'altra pista appunto è lo sci di fondo a Shady Rest Park, che offre piste comode e gratuite proprio nel cuore di Mammoth Lakes. Però, siccome questi sentieri si trovano in città e ad altitudini inferiori, la stagione per lo sci di fondo a Shady Rest Park dipende soprattutto dalle nevicate, quindi in genere è più breve rispetto alle aree di alta quota. E poi c'è lo sci di fondo lungo la Lake Mary Road. Qui la Lake Mary Road, appena si verifica la prima nevicata significativa, diciamo, viene recintata, chiusa al traffico veicolare, e questa chiusura consente di trasformare l'intero bacino dei laghi in un paese, diciamo, delle meraviglie invernali fino a metà aprile o anche oltre, dipende sicuramente dalla stagione. Mentre molti dei sentieri del bacino dei laghi sono piste comunque private, il corridoio di accesso pubblico invernale di Lake Mary, è gratuito per il pubblico, per lo sci di fondo. Poi, Mammoth Lakes offre anche le ciaspolate, quindi si parte sempre dal Tamarack di Mammoth Mountain, quindi ci sono queste escursioni naturalistiche, quindi con racchette da neve, si parte con una guida naturalista, quindi volontario del servizio forestale. Quindi ci sono questi tour dove viene messa in evidenza, non so, la flora e la fauna appunto e la geologia dei laghi di Mammoth e si fa questo tour sempre il venerdì, il sabato e la domenica e quindi nei giorni festivi, tranne il 25 dicembre. E questo è un servizio che è in vigore, non so, da metà dicembre a metà aprile. Questi tour sono sempre di 1 ora e mezza, si parte sempre dallo stesso centro sciistico, in teoria intorno alle 10:30. Da notare e tenere a mente che l'attrezzatura non è inclusa, ma bisogna noleggiarla. E non c'è bisogno comunque di una reservation, di una prenotazione in anticipo, ma si può decidere al momento di fare questo tipo di tour. Un'escursione che fortemente vi consiglio è quella del tour con le ciaspole alla luna piena, quindi nel bacino dei laghi di Mammoth. Quindi queste escursioni notturne si svolgono durante le sere, soprattutto di luna piena, per tutto il mese d'inverno. Sono tour, anche questi, sempre della durata di 1 ora e mezza, ma invece che iniziare alle 10:30, iniziano alle 19. E dopo il tour ci sarà la possibilità appunto di rilassarsi davanti a un caminetto al Tamarack Lodge con un dessert e sicuramente delle bevande calde. Un'altra attività che si può fare e che offre Mammoth Lakes è la motoslitta. Quindi c'è l'accesso a 80 miglia di piste battute della Sierra orientale. Quindi qua potete trovare le motoslitte migliori dell'Occidente.
E qui ci sarà appunto la possibilità di fare tour guidati in motoslitta o viaggi comunque autoguidati, rendendo facile per i visitatori di qualsiasi esperienza di godersi questa attività, diciamo, invernale, da tenere sempre anche qua a mente, è molto importante che i percorsi in motoslitta sono condivisi con sciatori, ciaspolatori e squadre di cani, quindi bisogna sempre stare molto, molto attenti. Allora, gli aggiornamenti sono, diciamo, non abbiamo tantissimi in quanto Mammut Lakes segue appunto il protocollo Blueprint for a Safer Economy. La campagna vaccinale è andata molto bene. Qualche mese fa, comunque, nella contea di Mono, la Mammut Lakes aveva appunto, cioè la contea di Mono aveva la media di vaccinazioni più alta della California. Mammut Lakes è ufficialmente aperta. Il pernottamento è possibile al 100%, c'è la possibilità di organizzare matrimoni, ricevimenti fino a 200 persone. Dal 6 agosto, quindi per tutta Mammoth Lakes, quindi è obbligatorio l'uso della mascherina negli spazi pubblici interni appunto a Mammoth Lakes. E una cosa molto importante è che il villaggio di Mammut e la città di Mammut Lakes, ovviamente, danno il via alle vacanze natalizie già dal 26 novembre. Quindi Vulli e Babbo Natale aspettano gli ospiti più giovani per fare foto, attività, e poi c'è la possibilità di ascoltare musica dal vivo all'aperto e quindi vivere tutto in un'atmosfera, diciamo, festiva. Poi, mentre il 18 dicembre c'è il Night of Lights, quindi a Canyon Lodge, che è una notte gratuita, piena di divertimento per i viaggiatori di tutte le età, con la possibilità di ascoltare, come dicevo prima, musica dal vivo, ci sarà una fiaccolata, attività per bambini, possibilità di fare giri in motoslitta e uno spettacolo pirotecnico che illumina tutto il cielo della Sierra. Sempre lo stesso 18 dicembre si festeggia il giorno di apertura di June Mountain, quindi che si trova solo a 30 minuti a nord di Mammoth Lakes. E la giornata appunto comincerà con una cerimonia di apertura e a seguire ci sarà un brindisi e un falò. Quindi allo chalet di June Mountain ci sarà un emozionante Bucky's Bonfire, che è appunto un evento unico. E poi ogni sabato, a partire dal 25 dicembre, alle 14 adulti e piccini, quindi anche per i più piccoli, si possono unire a Bucky e i suoi amici per celebrare appunto la stagione invernale. Io avrei terminato. Se ci sono domande, sarei lieta di rispondere. Quindi. Ecco, questo è quello che Mammoth Lakes ha ad offrire per la stagione, diciamo, invernale. Non vedo domande, non ci sono domande, mi sembra. Sono stata abbastanza spedita, mi scuso se sono andata troppo veloce. Se ci sono domande, chiarimenti, volete liste, suggerimenti per passare appunto la stagione invernale a Mammoth Lakes, sarò lieta appunto di darvi tutte le informazioni. Bene, direi che è tutto chiaro, quindi comunque riceverete i contatti sulla mail di ringraziamento con i contatti appunto di Alessia e quindi vi ringrazio per l'attenzione, ti ringrazio Alessia per la disponibilità e il tuo tempo. Grazie a voi. Perfetto, e a questo punto vi do appuntamento al prossimo webinar che è venerdì prossimo 10 dicembre.
col Countryside of Philadelphia, il Natale al Country South. Poi avremo lunedì 13 dicembre il Native Southwest Off-Road Adventure con Gianluca Esposito. E per finire quest'anno, mercoledì 15 dicembre, dal Texas alla Louisiana, dal deserto al mare in camper. Quindi vi ringrazio e vi auguro un felice weekend, lungo spero. Arrivederci, ciao.